Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno». Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato. Parola del Signore. Una pagina fra le tante in cui Gesù si scontra con scribi e farisei, o meglio parla degli scribi e dei farisei. Quando Matteo scrive il suo Vangelo, ormai gli scribi e i farisei erano sì sopravvissuti alla catastrofe del 70, ma erano ormai lontani dalla prima comunità cristiana. Ma che cosa vuol dire? Che anche noi, anche la comunità, anche i discepoli di Gesù corrono lo stesso pericolo degli scribi e dei farisei, cioè dicono e non fanno, dire e non fare. Essere cristiani, dire di credere in Cristo, in Italia tutti, o diciamo ancora forse la maggior parte delle persone direbbero: sono cattolico, credo in Dio, ma non vado in chiesa, ma non faccio quello, ma sono bravo, ma sono buono, come se non andare in chiesa vorrebbe dire essere un delinquente, no? Allora, Gesù ci richiama a una coerenza di vita, a non essere dei cristiani di facciato, come direbbe Papa Francesco, dei cristiani da salotto, di gente che chiacchiera di religione o magari dice anche tante preghiere, ma poi nella vita concreta, nella vita di ogni giorno, nello stile di vita, nelle scelte, non fa quello che il Vangelo dice, non cerca di metterlo in pratica, come anche, ecco, la tentazione sempre risorgente, questa magari potrebbe essere più del clero, di sentirsi più in alto, di sentirsi maestri, rabbì, di sentirsi padri, di sentirsi guide. Certo che c'è anche un essere maestri, un essere guide, un essere padri nello spirito e madri nello spirito, ma tutto questo va vissuto non come un'autoaffermazione o un piedistallo per mettersi più in alto, ma come un servizio. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Questa è la legge del Vangelo, è la cartina di tornasole per verificare se uno nella Chiesa ci sta per affermare se stesso, per ritagliarsi la sua piccola aiuola di potere, anche spirituale o religioso, oppure ci sta nella Chiesa perché ha capito e ha accolto lo stile di Cristo. Chi si umilia sarà esaltato, chi vuole essere grande sarà vostro servo. Ecco, è il servizio, è il mettersi a servizio di tutti che dovrebbe davvero caratterizzare il volto del cristiano. Papa Paolo VI, che è santo,
tra i titoli, tanti titoli che la tradizione consegnava al Papa, preferiva quello del servo dei servi di Dio. Ecco, chi sta più in alto nella Chiesa è perché è chiamato a servire di più, a servire tutti, servo dei servi di Dio, ma questo vale per ciascuno di noi. Se vogliamo davvero essere discepoli di Gesù, dobbiamo fare come il nostro Maestro, l'unico Maestro, il quale non è venuto per essere servito, ma per mettersi a servizio. E mettersi a servizio vuol dire dare la vita per tutti. Buon cammino dietro il Maestro.